Assessore, 24esimo anno per Rock in the Casbah, 10° anno per Bravo Jazz, una settimana intera di musica nella Pini. Hai già detto tutti i numeri più importanti, non si può che gioire per questi numeri, avere 10 anni di Bravo Jazz, 24 anni di Rock in the Casbah, due manifestazioni importanti a cui fa da cerniera la partecipazione del gruppo di Compay Secundo. È un 24 anni di Rock in the Casbah che danno da sé la dimensione di questa manifestazione. È una manifestazione importante, in una location importante come la Pigna, e non possiamo che essere contenti come amministrazione del lavoro fatto dall'associazione Fare Musica, a cui abbiamo dato un supporto importante perché riteniamo sia uno degli eventi più importanti di tutto il calendario manifestazione. E quest'anno, lavorando con l'associazione, siete riusciti a portare anche un prologo e poi una sigla finale, diciamo così, in centro. È stata un'idea quella di far capire quello che nasce nella Pigna può anche essere portato al di fuori da queste mura, da questa fortezza, da questa caratteristica struttura della nostra città vecchia. Avere Rock in the Casbah in Piazza Borea Dolmo, che possa essere vissuta anche da coloro che magari non vanno nella Pigna per tanti motivi, per me è stata un'idea e penso che sia stata apprezzata da tanti. Vedremo in futuro se si potrà e si vorrà proseguire su questo tema. E l'anno prossimo sono 25 anni. E l'anno prossimo sono le nozze d'argento di Rock in the Casbah con il calendario manifestazioni. Non c'era maniera migliore di avvicinarsi che non con con serate di questo tipo, in cui tutta la città è invitata ad ascoltare della buona musica in una location splendida. Vedremo l'anno prossimo che sorprese ci potranno presentare e proporre i componenti di Fare Musica. Quest'anno è il 25esimo anno di età per Rock in the Casbah, il 10° anno di età per Bravo Jazz. Abbiamo pensato una cosa fondamentale: unire le due cose, una sorta di fusion, una dissolvenza incrociata, quasi fosse un film felliniano, con il pubblico del jazz e il pubblico rock che si uniscono nel son cubano. E sarà una serata particolare, una serata culturalmente importante, una serata che darà molto a chi assisterà al tutto. E il concetto fondamentale è quello che nasce dalla traduzione stessa del termine Casbah. La Casbah in arabo significa fortezza. Ci siamo chiusi in noi, nella nostra cultura, nel nostro essere, nella nostra storia, in tantissime cose. Racchiuderemo anche le serate in un concetto musicale. L'ultimo pezzo prima della sigla sarà un pezzo importante, come lo sarà l'ultimo, prima, insomma, qua appena l'ultimo gruppo lascerà, proprio per rinchiudere tutto in delle situazioni culturalmente importanti, quelle che noi crediamo di poter continuare a portare avanti. E la cosa bella è che il pubblico sta continuando a rispondere nella sua gioventù. Ad esempio, se qua vediamo, la sua gioventù è particolarmente, insomma, pregnante in questo caso, però il ricambio è stato continuo. Vuol dire che non è più un happening, non è più un dire io devo andare a Rock in the Casbah, io voglio esserci. Nel voler esserci c'è tutto questo, per cui io ogni sera, e chiudo qui l'intervista, dirò una cosa importante: vorrò vedere il cellulare in mano di tutti quanti, lo vorrò vedere acceso, dopodiché lo vorrò vedere spento e lo vorrò vedere in tasca, perché vorrò vedere le anime di tutti, non il video di tutti. Ciao, grazie. Ciao.